24 squadre, 52 partite in 5 giorni e l'orgoglio di essere diventato punto di riferimento italiano ed internazionale tra i tornei che vedono impegnati i ragazzi della categoria esordienti, quest'anno il 2001. Tutto questo è il torneo di Gallipoli 2014, arrivato all'11ª edizione nella splendida cornice del Salento. Mi hanno appena comunicato che gli argentini dell'Osaromos sono arrivati a Fiumicino dopo ben 12 ore di viaggio, dopo dovranno raggiungere con altre 6 ore di pullman il Salento, quindi questo sta a significare quanto interesse c'è e quanto impegno anche le squadre professionistiche che non mettono per essere presenti in questa edizione. È una vetrina, una ribalta ormai internazionale, ci fa solo piacere essere riusciti a portarla avanti negli anni. Siamo orgogliosi di questo risultato perché questo binomio tra sport e turismo è servito negli anni anche a valorizzare l'intero territorio salentino. Chi detiene il torneo e grazie alla vittoria 2013 anche il maggior numero di trofei in albo d'oro ha tutta l'intenzione di dare battaglia vera. Senz'altro è un'occasione bellissima di ritornare a Gallipoli come detentore di questo bellissimo e ambitissimo trofeo. Cercheremo ovviamente di difenderlo al meglio e ci riproveremo.